Ascoltare chi vive, fa parte e lavora nella sanità, operatori, medici, cittadini, associazioni e aziende farmaceutiche. Sarà scritto in questo modo il nuovo patto per la salute 2019-2021, che sarà stipulato dal governo e dalle regioni per ristabilire il rispetto del diritto alla salute e alle cure dei cittadini, messo in discussione da anni di tagli al Servizio Sanitario Nazionale. Una vera e propria maratona voluta dal ministro Giulia Grillo, che parte oggi fino al 10 luglio. Dal confronto tra sindacati e regioni sono già arrivati segnali di convergenza su diversi punti, tra cui l'aumento del fondo, il rinnovo del contratto nazionale della sanità privata e l'introduzione di alcune clausole di garanzia sulle procedure a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro. Un microscopio di ultima generazione che permette di ottenere un'immagine tridimensionale della cellula o del tessuto tumorale senza danneggiare il campione biologico, garantendo al tempo stesso terapie più efficaci per i pazienti. È stato inaugurato nei laboratori di imaging dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma il microscopio a fluorescenza confocale, uno strumento dotato di risoluzione, sensibilità e velocità lineari di 4 volte superiori a quelli finora in uso. Silvia Soddu, responsabile dell'unità network cellulari e bersagli terapeutici molecolari IRE, ha spiegato le potenzialità di questo nuovo dispositivo. Questo microscopio è molto più potente dei precedenti, quindi ha una risoluzione maggiore, che con un nuovo brevetto della ZAIS, e ci consente quindi di studiare non solo le cellule che teniamo in cultura in laboratorio, ma anche i tessuti direttamente provenienti dai pazienti. Quindi possiamo studiare le biopsie, possiamo studiare come per esempio proteine del tumore, quindi che chiamiamo oncogeni, si spostano all'interno della cellula in organelli diversi a seguito delle terapie personalizzate, e quindi in questo modo siamo in grado di dire se rispondono, se non rispondono, come rispondono, e quindi agire poi di conseguenza. Le nuove linee guida elaborate dal Ministero della Salute sulla riforma del pronto soccorso sono ancora insufficienti per affrontare le criticità. A dirlo è la Commissione Nazionale Emergenza Urgenza NAO Assomed, che propone che i medici in pianta organica al 118, pronto soccorso e medicina d'urgenza abbiano diritto ogni anno a ulteriori 10 giorni di ferie all'uscita dai turni notturni al 60° anno di età. Sul sovraffollamento invece si propongono norme che impongano alle regioni di adottare provvedimenti per ottenere più posti letto e una migliore assistenza territoriale. Si propone infine un'azione in 3 fasi che parta da un accesso per concorso pubblico per arrivare all'integrazione della rete formativa con scuole di specializzazione universitaria ma anche ospedaliere. Parte dalla 12ª Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati un'indagine conoscitiva sull'epatite C. In Italia la stima del numero di pazienti noti o ancora da curare si aggira attorno ai 230.000 e 300.000. Ne consegue che il trattamento di 70-80.000 pazienti all'anno renderebbe raggiungibile l'obiettivo di eliminazione nel giro di 3 o 4 anni. L'Italia si è impegnata ad eliminare questa patologia entro il 2030. Sono questi i numeri che ha presentato la vicepresidente della Commissione, Michela Rostan, annunciando il focus sulla patologia che partirà da Montecitorio. I farmaci antiepatite verranno progressivamente esclusi dal fondo stesso, con il rischio di un più lento accesso ai trattamenti e un incremento delle complicanze. Per questo il 2019 ha concluso è un anno decisivo. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.